Custodi della montagna. Voci, racconti e riflessioni di chi abita, lavora e mantiene vive le terre alte. La montagna deve essere viva, la montagna deve essere abitata, la montagna deve essere vissuta. Una produzione di Radio Bequit Evangelica e Dislivelli. Benvenuti a Custodi della Montagna, un reportage di Radio Bequit Evangelica e dell'Associazione Dislivelli. Un reportage che racconta attraverso le voci e le storie dei protagonisti l'attualità e il futuro dell'approccio al turismo dolce nelle Alpi torinesi e cuneesi, su cui da tempo ragiona la rete Sweet Mountains. Una prospettiva che vuole coniugare saperi nuovi e antichi attraverso il lavoro culturale, le pratiche di accoglienza e che parla con un linguaggio situato nel presente ma con gli occhi rivolti al futuro. Quindi buon ascolto e buona visione. La promozione e la valorizzazione del territorio, della ricettività turistica, dovrebbe essere fatta in sinergia con comuni, comunità montane, città metropolitane, regione. Il condizionale però è d'obbligo, perché alcune volte la cosa pubblica si è mossa bene, si è dimostrata sensibile, attenta e impegnata, altre volte invece molto meno. Fin da subito abbiamo trovato un'amministrazione comunale molto accogliente, aperta alle proposte, una discussione continua, no? Su quello che si può fare insieme, quello che il rifugio può fare per l'amministrazione e quello che a sua volta l'amministrazione può fare per noi. È innovativa, riesce a guardare molto lontano, non si ferma alla fine stagione o a quello che può essere un finanziamento fino a se stesso. L'appoggio lo danno anche, però poi tarda sempre a partire. In questo momento ci sta dando un appoggio, una consulenza al GAL, perciò all'interno ci sono questi incontri che stiamo facendo dove ci danno la consulenza sia per quanto riguarda magari la modalità di promozione, perciò per raggiungere anche i mercati esteri, piuttosto che poi anche magari capire delle problematiche per quanto riguarda le realtà locali. E abbiamo approfittato di alcuni finanziamenti per le attività agricole. Tardano un pochino forse a partire, è più un problema di iter burocratico, perché le iniziative poi ci sono, perciò non è che manchino le iniziative, però non partono. Problemi vari. L'idea di aprire la locanda è stata, diciamo, è partita da un giorno leggendo un bando che mia sorella aveva portato a casa dal GAL, che era il gruppo di azione locale, che gestiva dei contributi che arrivavano dall'Europa per piccole attività, per nuove attività in zone montane. E poi i contributi europei e poi le nostre forze. È gente che ha voglia, che sta investendo sul posto e quindi se non altro c'è il famoso ricambio. Io penso che Ostana per anni sia andata avanti con la forza di volontà, a partire dal sindaco, un gruppo di persone estremamente determinate in gamba che hanno investito la vita sul paese. E ora forse per la prima volta c'è qualcuno che può sostituire. Le grandi cose succedono sempre finché c'è un gruppo forte. Spesso vediamo che muoiono perché non c'è un ricambio. Il problema del ricambio è dalle proloco alla politica, alle cose semplici, ai massimi sistemi. Hanno capito che ci si deve direzionare in modo diverso. Ormai la massa è un po' superata. Questo è già da anni, perché comunque già da diversi anni si è capito che il gruppo non è più le 50 persone, ma quando siamo a 10 o 15 è già considerato gruppo. Le basi per una buona promozione delle terre alte, maggiore considerazione della ricettività turistica e investimenti nella promozione. Ma anche gare d'appalto chiare, leggi coerenti e soprattutto un costante dialogo tra le parti. In passato si puntava forse quasi esclusivamente sul turismo, diciamo, da stazione di sci. Forse in questi ultimi, soprattutto 7-8 anni, da una parte è aumentata magari la sensibilità di alcuni funzionari pubblici, ci sono delle aperture notevoli, per esempio dal comune, visto che siamo vicini a Sestriere, parliamo di Sestriere, da parte del sindaco attuale di Sestriere nei confronti del turismo dolce. Quindi
ci sono delle aperture, ci sono stati in questi ultimi anni anche degli investimenti da parte della provincia di Torino. Fino adesso c'è stato un interesse diverso rispetto, secondo me, a quello che è l'economia del turismo, e quindi erano altre le attività che interessavano e il turismo aveva un ruolo, secondo me, marginale, tra virgolette, rispetto a quelle che potevano essere appunto l'economia dell'industria, la fabbrica e cose di questo genere. Quindi siamo proprio a monte un po' carenti in quella che è una cultura del turismo, di che cosa si può fare, non so, come cittadini, ma appunto amministrazioni comunali e quant'altro, ecco. Nonostante la comunità montana avesse fatto un gran lavoro, secondo me, da questo punto di vista, il problema è che poi si vanno a perdere subito tutte quelle che sono state le iniziative, finito quello, poi vabbè, i tempi sono quelli che sono, ci sono pochi soldi dappertutto. Sicuramente stiamo soffrendo della chiusura delle comunità montane. Questa mancanza c'è e si sente e va in qualche modo rimpiazzata. La provincia di Torino ha investito anche parecchio, quindi questa è la dimostrazione che la sensibilità è decisamente cambiata. Quindi non ci sono più questi investimenti a pioggia sulle stazioni di sci. Probabilmente siamo arrivati ad un punto in cui un po' non ci sono più soldi e ce ne sono pochini, e quindi bisogna valutare bene dove investirli, e la sensibilità dei funzionari attuali probabilmente fa sì che questi soldi vengano destinati magari in maniera un po' più oculata. Faccio la battuta, intanto mi domandano: ma come mai non siete andati in Trentino? Io dico: vabbè, ma insomma è una bella regione anche il Piemonte, adesso dopo 9 anni mi domando perché non siamo andati in Trentino. Che magari ci avrebbero dato più una mano, no? Cioè, sotto l'aspetto soprattutto finanziario, no? Magari una regione autonoma per un progetto come il nostro, cioè ristrutturazione in biodilizia, cioè un'attenzione molto particolare a quello che poteva essere la struttura della casa e anche la tutela del territorio intorno. Spesso negli enti pubblici la parte politica rappresenta la mia generazione. Iniziamo a pensare che dobbiamo metterci a disposizione delle forze giovani e cercare di cambiare qualcosa, perché se rimaniamo legati alle vecchie cose non ne veniamo fuori. Un'altra cosa su cui secondo me sarebbe interessante ragionare è sulle gare d'appalto e poi sulla durata degli affitti dei contratti di gestione. Sì. Comunque dal punto di vista legale, se tu comunque hai dei posti a dormire, quindi oltre che la ristorazione offri anche pernottamento, legalmente si dovrebbe avere un contratto di 9 anni più 9. Oppure se sia solo ristorazione, un 6 più 6. Invece queste cose qua sono quasi sempre disattese. Ci sono dei rifugi che vengono rinnovati, la gestione viene rinnovata di anno in anno. E questa roba qui, questa situazione qui, non ti consente di fare dei programmi. E la mancanza di programmazione è un sinonimo di cattiva gestione. Il problema di fondo in tutta questa discussione qui, il fatto che siamo partiti come privati a fare promozione del territorio, la dice lunga di quanto il pubblico non abbia fatto e non sia stato capace e non ancora sia capace di farlo. Noi non avremmo dovuto dedicare tempo ed energia a fare questa cosa qui, a fare qualcun altro. Noi avremmo dovuto fare solo accoglienza, come tutti avremmo. Ognuno deve fare il suo lavoro, deve far bene e si deve preoccupare di quello. Non possiamo più pensare di continuare a fare a organizzare il nostro turismo un po' sullo stile fai da te, nel senso che un buon gestore di rifugio, una buona guida alpina, un buon operatore turistico deve fare bene il proprio mestiere, ma io sono convinto che non si possa occupare, se non in termini di input e in termini di idee che si mettono sul tavolo, non si può occupare lui della promozione turistica in generale, perché non ce la facciamo, perché dobbiamo o facciamo una cosa o ne facciamo un'altra. Bisognerebbe trovare il modo di dialogare tra burocrazie, tra regole, per consentire a chi ci deve lavorare di lavorare in maniera più serena e anche un po' più snella, un po' più rapida.